È vero che vengono più persone da un anno a questa parte, 6 mesi a questa parte, è vero che viene magari di più il signore pensionato che non riesce ad arrivare a fine mese. No, questa parte, io faccio questo lavoro dal 2003 ed è comunque stabile secondo il mio punto di vista, cioè non è che la crisi c'è da prima. La crisi proprio a livello di caro vita, intendi? Comunque, tu hai aperto nel 2003? Sì, il primo punto l'abbiamo aperto nel 2003. Sì, beh, fine 2003, quindi in realtà non è vero che adesso è aumentato il lavoro, forse perché è aumentata anche la concorrenza, quindi magari dipende anche da quello, però nel senso non hai visto questo boom incredibile. Sicuramente la persona media è quello che non arriva a fine mese. Però è sempre stato così. Però è sempre stato così. E poi non solo, cioè il cliente che viene a comprare in realtà è differente, perché è comunque anche magari la persona che ha paura dei furti in casa e di conseguenza si libera dell'oro. Ecco, molti sono quelli anche. Per aprire un negozio di questo tipo qual è il procedimento? Ma il procedimento è avere una licenza data dalla questura per il commercio di beni usati, antichità e preziosi, e poi sostanzialmente essere affiliati comunque per avere una certa garanzia di tutela, anche perché la legge italiana è abbastanza, cioè più che altro la regolamentazione, perché le leggi come al solito ci sono, però sai, poi alla fine chi deve cercare di farne seguire le regole che non ci sono, quindi molti si improvvisano. In realtà essere collegati a un franchising è la garanzia comunque di lavorare secondo dei procedimenti giusti, nel senso, quindi non è che uno si dice infatti le competenze e le conoscenze che deve avere chi apre un compro-oro. Ma no, le conoscenze, ecco, ci vengono passate, ci sono state passate al nostro franchisor che è partito prima di noi con questo mercato. Con dei corsi? Con dei corsi, sì. Che consistono in? Ma conoscenza chiaramente dell'oro, quindi saper riconoscere le diverse carature, i pesi, gli oggetti, capire se sono un oggetto di valore oppure no, saper riconoscere i diamanti, per valutare i diamanti. Noi poi ritiriamo anche orologi preziosi, quindi saper fare la valutazione anche di orologi preziosi, cioè, nel senso, non è proprio un'attività che ci si può improvvisare. Io non sono orafo, però insomma ho dovuto fare un mese e mezzo di corso in un negozio per poter imparare. L'oro viene pagato a seconda del prezzo di mercato in quel momento in cui arriva la persona? Sì, diciamo che la valutazione è diversa, cioè nel senso, io le dico come operiamo noi, diciamo che l'oro si classifica in un'oreficeria sostanzialmente che non vale esclusivamente il peso dell'oro, e quindi, come dire, sono solamente oggetti che non si possono rivendere. E perciò la valutazione è sempre legata all'andamento del mercato, della borsa, quindi legato all'oro, quindi se l'oro cresce, anche perché la gente non è stupida, vede sui giornali che l'oro è più alto, quindi insomma poi gira, quindi sempre. E poi i messi possono essere anche, la valutazione può essere anche fatta in merito a se sono oggetti particolarmente belli, se hanno delle pietre insomma particolari, e lì è un po' diverso, insomma viene fatto un po' a oggetto. C'è controllo da parte del franchisor? C'è controllo da parte del franchisor e c'è controllo comunque da parte delle forze dell'ordine, quindi ci sono dei vincoli insomma importanti, cioè si rischia di perdere la licenza se acquisto da un minorenne, se acquisto oggetti senza compilare l'atto di vendita, se non tengo gli oggetti fermi per 10 giorni,